Salve a tutti da Winterfest, benvenuti a questo nuovo video, a questa replica, diciamo, dei sorteggi. Mi fa ridere, è troppo, è una situazione troppo a questi vertici, è improponibile. Comunque, la prima pallina sorteggiata è il Salisburgo, praticamente può prendere tutti tranne il Lille. Quindi il Lille rimane, e questa è una buona notizia per noi. E niente, c'è stato questi errori che hanno fatto al precedente sorteggio, a noi purtroppo era andata bene, e quindi toccherà rifare tutto. E speriamo non prenda l'Ajax, l'unica, speriamo non prenda l'Ajax e speriamo prenda una delle big, una tra Liverpool, City e Bayern Monaco, perché adesso ovviamente ripeteremo tutto e comunque scandaloso questa cosa. Vediamo la pallina che ha pescato Arshavin. Bayern Monaco va bene, alla grande, almeno questa ce la siamo levata. E uno è fuori, prima era il Liverpool, adesso il Bayern Monaco, quindi va bene, speriamo che si invertano solamente quelle. Viene cambiata la ciotola, viene pescata la seconda, che sarà, vediamo, lo Sporting Lisbona. Quindi subito sia Salisburgo che Sporting Lisbona, questo non è molto a favore della Juve, ma forse un po' più a favore nostro, perché anche qui l'Ajax è barrata, può pescare il Lille, ma può pescare anche tutte le altre, quindi diciamo a noi va bene, va molto bene che siano uscite queste prime due. Adesso speriamo che venga pescata una big delle altre due rimaste, diciamo, City e Liverpool, speriamo vivamente. Per noi, mannaggia. Rosicamento perché ci era capitato un buon sorteggio. Vediamo, vediamo però, dai. Pallina aperta. Vediamo un po'. Il City. Calma. Calma, due sono fuori, manca solo il Liverpool. E la Juve non può prendere né gli Sporting Lisbona né Salisburgo, che erano i due, secondo me, più abbordabili, ripeto. E quindi per la Juve già è un sorteggio peggio rispetto a quello di prima, sicuramente. Intanto vediamo il Benfica. Benfica dobbiamo sperare che capiti il Liverpool. Non può prendere il Bayern Monaco, il Bayern Monaco è già uscito, e quindi può prendere tutte quante le altre. Speriamo prendi una tra Liverpool e Manchester United. Speriamo. Fatica. Dai, dai, un Liverpool va bene, dai. Speriamo il Liverpool, così ce le leviamo queste tre subito. Che ansia, comunque. Era andata bene, mannaggia, è andata bene. Vediamo un po'. Benfica può andare pure contro la Juve, volendo, ricordo. Vediamo un po'. Ajax. Ajax, mannaggia. Stavolta dice bene al Benfica che si leva il Real Madrid e si prende l'Ajax. E già questo è uno spostamento. Adesso è difficile, o United o Lille o Liverpool. Dobbiamo sperare di non capitare adesso, vorrà capitare il più tardi possibile. Chelsea non può prendere Liverpool e non può prendere Manchester United e non può prendere Juve. Prenderà o il Real Madrid o il Lille. Speriamo il Real Madrid, ragazzi, perché se prende il Lille ci capita una delle due inglesi ed diventa molto dura a quel punto. Vediamo un po', perché loro stanno aspettando ovviamente la conferma da parte perché adesso il sorteggio è un po' più lungo proprio perché stanno controllando col software, ci sono le persone che controllano il software per vedere se è tutto corretto rispetto all'altra volta che c'è stato un errore. Speriamo che capiti il Real Madrid e non il Lille sarebbe veramente una benedizione, ma speriamo. Eh no, è capita il Lille. E quindi Lille contro Chelsea, quindi al Chelsea va benissimo così, e a noi una tra Liverpool e Manchester United, o Cristiano Ronaldo sta là. E quindi già è peggio rispetto a prima, sicuramente, ce l'andremo a lottare con una di queste due. E vedremo. Intanto anche alla Juve non dice bene per nulla perché o PSG o Atletico.
o PSG o Atletico, oppure non so chi altro è rimasto di Spagnola. Intanto l'Atletico o United o Juventus. Se capita lo United, prendiamo il Liverpool, sicuro. Quindi dobbiamo sperare che pesca la Juventus, perché francamente tra le due a questo punto preferisco lo United, però. Mamma mia, è dura, molto dura. Speriamo che capiti il Real Madrid. Eh no, non il Real Madrid, capita il Manchester United, andremo contro il Liverpool. Giocheremo agli ottavi di finale contro il Liverpool, era partito bene questo sorteggio, ma purtroppo peschiamo il Liverpool. Perché contro il Real non ci possiamo giocare, che era del nostro stesso girone. Con la Juve non ci possiamo giocare perché la nostra squadra, Villarreal, ecco chi era rimasto, il Villarreal. E la Juve o Villarreal o... No, la Juve contro il Villarreal, no. Niente. Real Madrid, Paris Saint-Germain e Liverpool-Inter. Sono queste le ultime tre, quindi riepilogo di queste ultime tre partite. Villarreal-Juventus, adesso verrà pescata perché è l'unica che può essere pescata. Liverpool Inter e Real Madrid Paris Saint-Germain. Ragazzi, purtroppo sfortuna, sfortuna. Era partito bene questo secondo sorteggio perché ti è arrivato subito Bayern e City. Purtroppo c'è capitata il Liverpool che probabilmente alla pari del Bayern è la peggiore. Preferivo il City francamente al Liverpool. In ordine erano Bayern, Liverpool, City, poi Manchester United. Manchester United e poi Ajax e Lille. Francamente preferivo sì in quest'ordine qua. Quindi non va bene. Non va bene, ci dice sfiga, però lotteremo. Ci proviamo, è molto difficile se non impossibile. Abbiamo visti contro il Milan. Infatti eccola qua, Inter-Liverpool. E niente, ci dobbiamo far valere, giocheremo contro il trittico di Inter, sì, di Salamane e come si chiama? Salamane e Firmino. No, è che sto ancora riflettendo, e sto vedendo allo stesso tempo quelli che vengono sorteggiati, ma appunto sono i sorteggi che ho detto adesso e non va bene. Non va bene, non va bene, non va bene. Vabbè, ci pensiamo a febbraio. Con l'Ajax avevamo secondo me un 60% di possibilità di passare il turno, con Liverpool abbiamo un 10-15 forse. E, certo, nel calcio non bisogna dire mai niente, l'Inter è una buona squadra, non è a livello del Liverpool sicuramente, ma è un'altra squadra che ha fatto punteggio pieno in un girone che probabilmente era il più complicato e quindi non ci dice per nulla bene, non mi stancherò mai di ripeterlo perché appunto il primo sorteggio era andato bene e invece questo male, male per noi, per la Juve praticamente uguale, anche se Villarreal penso sia un po' più ostica rispetto allo Sporting Lisbona, quindi alla Juventus cambia poco ma cambia in negativo, a noi cambia di tantissimo e cambia di molto in negativo. E niente, quindi sempre forza Inter, cerchiamo di fare la miglior figura possibile, e soprattutto all'andata, perché è all'andata che si capirà come andrà questo doppio confronto, perché già se vai lì sotto di 3 gol di differenza reti non ci sta più, se vai sotto 4-1, 5-2 o cose così, il ritorno è solo una formalità. E niente, lotteremo per provare a batterli. Per provare a batterli abbiamo 2 mesi per preparare questa partita, adesso ci concentriamo però ovviamente sulle partite che ci rimangono. Sempre forza Inter, è dura, ma ci dobbiamo provare, abbiamo l'obbligo, siamo qui, siamo tra le migliori 16 ed è giusto che lottiamo. Ci vediamo alla prossima.